Amici, mi ritrovo a fare benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi siamo in questo video e non siamo su Minecraft ma siamo su Roblox. Circa un mesetto fa ho fatto un video dove andavamo a creare il personaggio del Grinch su Roblox. Siccome vi è piaciuto e anche tanto come video, ho pensato a nuovi video che possiamo fare su Roblox e sulla creazione dei personaggi. E mi è venuto in mente questo fighissimo video. Quindi raga, per questo video dove proveremo, non è che ci riusciremo, ma proveremo perlomeno a ricreare Herobrine su Roblox, voglio minimo 2132 mi piace. Cioè, mettetelo così, mi piace 2132, non lo so come, mettetelo così. No, è impossibile, è troppo grande. Premete tutto insieme. Vabbè, vediamo chi ci riesce. Vai con la sigla. Ok raga, eccoci qua. Questo qua era il nostro bellissimo personaggio di Roblox, cioè che è il mio, poi non è che ce n'è un altro. E qua abbiamo i peli del Grinch che abbiamo fatto l'altra volta, il cane del Grinch e tutte le altre cose che ora ho levato perché erano un po' brutte e obbrobriose. Devo dire una cosa, che mi sono tagliati i capelli oggi e praticamente qua e dietro sono neri e sopra sono rossi. Quindi secondo voi dovrei ritingerli di rosso barra arancione o no? Secondo me sì, perché sono molto fighi. Quindi vi lascio il sondaggio se mi ricordo, perché poi ogni volta da fare sondaggi e non so che scrivere, metto cose stupide. No Matteo, non metti cose sceme nei sondaggi, non ce ne accorgiamo mai. Ciancia le bande, iniziamo subito con questo bellissimo video. Allora dobbiamo andare a cercare dei capelli, la maglietta, i pantaloni e magari qualche gadget che ha Herobrine che possiamo mettere al nostro bellissimo personaggio in modo da renderlo proprio Herobrine in sé per sé, proprio Herobrine Robloxia. Allora, con le facce non sarà facile, perché non sarà per niente facile riuscire a trovare degli occhi bianchi, credo, poi non lo so, magari ci stanno. Allora, iniziamo entrando nel nostro shop e cercando tutti gli oggetti. Che maglietta c'ha Herobrine? Ha la maglietta di Steve, quindi in teoria Steve Minecraft. Vediamo un po', magari ci esce la maglietta di Steve, ed ecco la maglietta di Steve. Visto, costa 10. 10 per una maglietta blu, questa costa 6, questa costa 5, dai che 4 la troviamo, no, mi sa che il minimo è 5. Vabbè, questa è perfetta, raga, è la maglietta di Steve precisa, ci sono anche i pantaloni e li andiamo subito a comprare. Alla Minecraft Steve. Ok, compra, perfetto. Compriamo subito con 5 Robux. Perfetto, andiamo subito indietro e dovrebbe esserci già qua accanto i pantaloni. Minecraft Steve. Chissà di chi saranno questi pantaloni, perché non dice proprio, non c'è scritto il nome gigante 3 volte, no. Ok, sono precisamente i pantaloni di Steve, un po' sfocati, perché sono un po' sfocati, non sono messi a fuoco, ma sono esattamente i pantaloni di Steve. E quindi andiamo subito a comprarli. Compra ora. Raga, in teoria in 5 minuti di video abbiamo già fatto tutto il corpo. Però no, ci manca una parte difficile, anzi due parti difficili: i capelli, la barba se c'ha la barba, e gli occhi. Come facciamo a fare gli occhi bianchi? Allora, proviamo a cercarli, anzi proviamo a cercare i capelli prima, anzi no, proviamo a cercare gli occhi. Non troviamo niente, quindi gli occhi bianchi non li abbiamo. Aiuto, cosa fa? Se ci chiamo tipo Herobrine Eyes? Oddio, che brutto, cos'è sto coso? Costa 9000 per questo coso, come faccio? 9000, no, per te non è un occhio bianco. Ecco, una cosa del genere gli servirebbe, però non verde. Ma quanto costa, raga? 350.000, ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando. Comunque, una cosa del genere, quindi costava 15.000, scontata 350, non funzionano bene gli sconti su questo sito. Ci servirebbe una cosa del genere, però fatta con gli occhi bianchi. Come facciamo a trovarla, mannaggia? Allora, proviamo a cercare direttamente Herobrine in tutte le categorie. Ecco, vedete come ha gli occhi bianchi, la barbettina e i capellini. Ok, non possiamo andare a comprare la maglietta con sopra la skin di Herobrine, perché non ha senso, sarebbe troppo facile e poi non sarebbe il personaggio di... Oddio, che bella sta maglietta! Era praticamente quella di Herobrine, però fatta più realistica. Ci sta, è carina come maglietta. Però dai, forse è più bella quella che abbiamo preso noi, che è proprio fedele all'originale. E vai così. Oddio, questo cane con gli occhi bianchi. Ci servono proprio gli occhi bianchi. Cos'è questo coso? Ma cos'è il tubo di Super Mario marrone con dentro Herobrine? Scusate l'ignoranza, ma non so minimamente che cosa sia quel coso. Quale Herobrine va in giacca e cravatta? Perché mi escono tutte cose di giacca e cravatta? No, non è la cravatta, è giacca e basta. Però perché? Allora, degli occhi bianchi. Niente, nessun occhio bianco. Continuo a uscire le magliette. Magliette, cos'è? Una maglietta con una fascia azzurra con scritto Herobrine 9619. Perché? Perché stiamo trovando queste cose bruttissime? Allora, forse proviamo a cercare Minecraft. Se cerchiamo Minecraft,
Forse escono tutti i pantaloni di Steve. 1.165.000 risultati. Tutti di pantaloni di Minecraft. Che cosa sta succedendo? Allora, andiamo direttamente sulle facce. Allora, per cercare i capelli, lasciando un attimo da parte gli occhi, che poi ci pensiamo se riusciamo a fare in qualche modo. Raga, non riesco a trovare niente di simile a Minecraft. Allora, cerchiamo capelli normali. Capelli normali, che non costino un'infinità. Ma questi sono i miei capelli, che belli. Mettiamo dal prezzo più basso in su. Questo è gratis. Raga, questi sono i capelli di Steve. Più o meno, cioè Steve non è che ha dei capelli. Ha un cubo con una fascia marrone sopra. Questi ad esempio tanto sono gratis. Ce li mettiamo. Però intanto vediamo se riusciamo a trovare qualche altra cosa. Forse hai capelli così? In realtà Aerobrine non ne ho la più pallida idea. Forse sì, sapete. Cioè più o meno ha la fascia sopra, tipo quella di Aerobrine. Oddio, non lo so. Cerchiamone un altro nel frattempo. Ma che cos'è? Ma cos'è sto coso? Ah, sono tipo dei capelli legati con una treccia. Sembrava un cobra, un serpente. Dico, ma chi c'ha un serpente in testa messo così? Ok, forse ho visto male io. Niente, raga, credo che quei capelli che abbiamo visto, i secondi che abbiamo visto, cioè questi, no, non questi, ma questi altri qui, sono quelli più adatti, perché hanno più o meno l'ipotetica forma di capelli di Aerobrine. Quindi andiamo a comprare questi qua. Raga, ci mancano gli occhi e degli oggetti, gadget, accessori che potrebbe avere Aerobrine. Allora, proviamo a cercare questi occhi. Ci servono degli occhi bianchi. Quindi se proviamo a scrivere solamente white, assolutamente non esce nulla. Mentre bianchi, magari scriviamo in italiano, neanche in italiano. Se scriviamo Minecraft, vediamo un po', magari gli occhi di Minecraft, no. Se scriviamo Aerobrine, non uscirà mai niente. Con Aerobrine non esce mai niente. Infatti non esce niente. Aiuto, aiuto. Allora, non sono tanti gli occhi che esistono su questo gioco. Quindi possiamo... Eccoli! Raga, questi sono bianchi. Cioè, sono rotondi, però sono bianchi. Ricordiamoci questi qua. Questi sono bellissimi. Lo so che è una faccia troppo simpatica per essere Aerobrine, che è un pochino più cattivo. L'Aerobrine che usiamo noi e che facciamo noi è bello cattivello e simpatico, insomma, che fa gli scherzi. A meno che possiamo usare la scusa che ha gli occhiali da sole e che quindi non si vedono gli occhi. Anche questa qui potrebbe essere un'idea molto geniale. Super geniale, iper mega geniale, geniali. Niente raga, gli unici sono questi qua. Non ne ho trovato nessun altro. Ah, questo qui era carino, peccato. Però non ha gli occhi bianchi. Era carino perché era simile a Minecraft pixelato e una cosa del genere. Però non ha gli occhi bianchi. Insomma, questo credo sia il migliore per fare gli occhi bianchi. Anche se tipo una faccia. Però, insomma, possiamo lasciare andare su questa cosa. Allora, accessori. Aerobrine ha un po' di barba, anche un po' di baffi. Proviamo a cercare Bird per la barba. Oddio, troppo grande per la barba di Aerobrine questa cosa qui. Non c'è una barba decente. Dai, non posso mettergli la barba da vichingo ad Aerobrine. Che cos'è? Dove andiamo? Prende la nave e parte a sparare contro gli altri vichinghi. Cioè, non posso mettergli. Perché? Non posso mettere una cosa del genere ad Aerobrine. Come faccio a mettergli la barba? Non la metto. Preferisco non metterla piuttosto che mettere questa cosa di Babbo Natale. Cos'è Babbo Natale questo? Cioè, dai, sembra un polipo tra l'altro, raga, dai, non possiamo. Ah, se cerchiamo in tutti gli accessori Minecraft, che cosa esce? Assolutamente nulla. Qualcosa tipo con i cubi? Cube? Neanche con i cubi? Raga, cosa possiamo mettere? Una spada. Una spada in diamante. C'era una spada in diamante, Aerobrine, sicuramente. Ma di certo non posso spendere 130.000 Robux. Che sono una cosa come, non so, tipo 100.000 euro un altro po' per comprare una spada ad Aerobrine. Assolutamente no. Vediamo un po', un piccone. Un piccone sarebbe fighissimo. Non esistono i picconi. Una cosa tipo TNT che fa esplodere. Neanche, raga, non ci sono accessori per Aerobrine. Sembra una cosa strana, ma non esistono accessori per Aerobrine. Secondo quale logica? Vediamo se c'è qualcosa tipo horror. Qualcosa di horror c'è. Però le ali scheletriche, niente di... No, non ci piace niente di queste cose. Qualcosa con la lava. I capelli di lava, le ali di lava. Non c'entrano poi così tanto. Raga, facciamo così. Andiamo a creare il nostro personaggio e vediamo se effettivamente gli manca qualcosa. Perché di accessori, raga, non riesco a trovare nulla. Cioè, non c'è veramente nulla che possa andare bene con Aerobrine disponibile sullo shop. Allora, iniziamo con andando a mettere praticamente nel body la nostra skin tone del colore di Aerobrine. Che più o meno è questo. No, è troppo scuro. È questo qua.
più o meno questo qua credo sia il colore della pelle di Herobrine, uguale poi alla pelle di Steve e a tutte quante le skin di Minecraft base. Sì, o questa o quest'altra. Mettiamo questa qua, mi sembra più fedele rispetto all'immagine. Poi andiamo a mettergli i capelli di Herobrine. Anzi, facciamo così, lasciamo i miei capelli. Intanto li mettiamo, gli diamo lo zaino, gli mettiamo la nostra bellissima maglietta e i nostri bellissimi pantaloni di Minecraft, di Steve, di Herobrine, quello che volete voi. Se si sbriga a caricare Roblox, non so neanche pronunciarlo. Raga, non funziona la maglietta, dobbiamo comprarne un'altra, non funziona la maglietta, ci hanno ingannato, ci hanno imbrogliato, non appare al personaggio, appare ogni cosa, ma non la maglietta, imbroglioni, dobbiamo comprarne un'altra. Ok raga, tutte queste fatte in questo modo non funzionano, non chiedetemi per quale motivo ma non funzionano. E ho comprato quest'altra, quella che abbiamo visto prima, che ci sta molto bene, però come avete già visto c'è un problema alla faccia. Ebbene sì, questi occhi qui non sono bianchi, ma sono trasparenti dentro, quindi succede questa cosa, ho rifatto un giro negli occhi e non c'è nessuno bianco, quindi mi sa che dobbiamo tenerci questo. E raga, questo è il nostro Herobrine su Roblox. Beh, poteva uscire un po' meglio, ecco, ma non è colpa nostra se non c'è niente. Quindi andiamo a mettere degli occhiali molto molto belli e stilosi da aviatore, così gli copriamo gli occhi e facciamo finta sia Herobrine. Niente raga, quindi questa era la nostra versione di Herobrine su Roblox. Spero che vi sia piaciuto e mi raccomando una cosa importante, fermi tutti, non chiudete il video. Uno di questi giorni sta per uscire un annuncio super 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 importante e fantastico nel mondo super wow. Quindi mi raccomando, seguite il canale e anche il mio Instagram, magari avete anche in anteprima lo spoiler dell'annuncio super importante. E niente raga, mi piace, iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti per non perdere il prossimo video. Andiamo a fare tutto, io vi saluto, lì allo studio.